Ciao bella gente, benvenuti nel mio canale. Io sono Amale e oggi voglio parlarvi di brufoli. Brufoli! Comunque, le cause dei brufoli. Le cause sono varie, dallo smog, allo stress, al cambio climatico, al cambio di stagione e soprattutto alla sfiga, perché purtroppo è quella la prima causa. Dunque, io so che nel mercato ci sono tantissimi prodotti, creme, trattamenti che aiutano per farli sparire, però non so, non è che tutto funziona. Io sinceramente punto sui prodotti naturali, le cose che abbiamo a casa sono a portata di mano. Il primo ingrediente è l'aglio. L'aglio che ha tantissime proprietà, nutritivo, antibatterico e soprattutto è antibiotico naturale. Io lo utilizzo in una maniera semplice, cioè nel senso, ad esempio su questi brufoli spruzzo un pochettino di acqua termale, pulisco, sul viso potete utilizzare un tonico o quello che volete e passate l'aglio, strofinatelo sui brufoli. Lasciatelo agire per il tempo che volete, cioè nel senso io ad esempio le metto la notte, la sera, lo metto sui brufoli se ce l'ho in faccia, questa volta mi è capitato sul collo e così, tanto siamo tutti a casa, siamo in quarantena, non succede niente. E voglio parlarvi anche del bicarbonato che io l'ho preso con me dall'Italia, l'ho preso dall'Esselunga, e che il bicarbonato io lo utilizzo tantissimo, lo uso come scrub per il viso, per scrub per il corpo e se volete prossimamente io vi metto anche tutti i trattamenti che utilizzo per il carbonato, se vi interessa me lo scrivete. E il bicarbonato viene utilizzato dall'antichità, viene utilizzato dagli antichi egizi, lo chiamavano natron, lo usavano per l'imbalsamazione. E nel 700 un medico francese ha estratto il bicarbonato dal sale marino e nel 1800 una ditta italiana ha deciso di fare la produzione industriale del bicarbonato, l'ha estratto direttamente dal sale normale. Spero che vi sia piaciuta questa informazione. E il prossimo ingrediente che voglio presentarvi è il teatril. Io ho il teatril in... Spero che riuscite a vederlo. Il teatril viene estratto da una pianta australiana che si chiama Mileuca, è antibatterico, antinfiammatorio, antiparassitario e antivirale. È un rimedio importante contro l'acne e contro i brufoli. Io lo utilizzo direttamente sul brufolo oppure lo uso dentro maschere, preparo delle maschere, aggiungo sempre l'olio essenziale o dentro la crema notte, ad esempio aggiungo due gocce e applico la crema. E ci sono anche tantissime creme a base di teatrile, ad esempio io ho questa crema qua che è comprata da Druni, costa pochissimo, tipo 2 euro. E ho un'altra che questa qua la metto direttamente sul brufolino proprio e questa qua l'ho comprata quando sono andata in viaggio in Dubai da questo negozio che si chiama Minuso Japan. E quindi funziona anche questa, funziona abbastanza bene quando non ho l'olio essenziale. Olio essenziale di Teatril lo compro su un sito francese, si chiama Aromazone. Sono una ditta che vendono prodotti di altissima qualità, prodotti biologici, il prezzo è ottimo. L'unica pecca è che dovresti fare un ordine, non mi ricordo se erano di 40 o 50 euro. Per avere la spedizione gratuita, però io compro una volta ogni tanto e compro praticamente tutti gli oli essenziali che mi servono, che utilizzo nei miei maschere, nei miei trattamenti. Allora, parliamo dell'ultimo ingrediente, il miele. Il miele. Che lo sottovalutiamo, ma il miele contiene vitamine, tantissime, contiene vitamina B, vitamina A, vitamina C, vitamina D, emolliente, idratante, lenitivo, antibatterico, antibiotico naturale. Io lo uso tantissimo nelle mie creme, è fondamentale per la nostra pelle.
Addirittura il miele è stato stimato che è stato scoperto, si utilizzava da 10.000 anni, viene usato dai babilonesi, dei sumeri, veniva utilizzato dagli egizi, veniva utilizzato anche dai greci. I greci lo chiamavano come il cibo degli dei, i romani lo utilizzavano come dolcificante sia per l'idromele che per le birre e lo usavano anche come conservante. Il miele, io uso tantissime maschere col miele, vi lo consiglio. Se vi interessa, io posso fare il prossimo video basato sulle varie maschere, o se volete posso fare anche un altro a base di maschere per i brufoli con i vari ingredienti che io utilizzo. Grazie, spero che sono stata utile e che non vi ho annoiato. Se vi è piaciuto il mio video, spero che mi mettete mi piace e like e alla prossima. Ciao belli!